Salve a tutti ragazzi, oggi un nuovo video. Intanto mi scuso per la mia assenza di molti, cioè molti, per 3 mesetti, mi scuso. E però, beh, ho caricato un mesetto fa l'ultimo shorts che parlava proprio di cosa faremo in questo video. E come avete visto, oggi si parlerà di Trutaria. Non parliamo del, come si può dire, delle forbici, delle pinze, perché quelle sapete già che sono cose basiche, ma parleremo di esche e canna. Il guadino non l'ho qui, ce l'ha mio nonno, però credo che l'avete visto in altri video, sempre quello, è Carson, 100% italiano. Possiamo iniziare. Bando alle ciance, scusate. Iniziamo. Eccoci qua, con la nostra bella scatolina piena di spoon, molto belli. Possiamo iniziare. Troviamo questo spoon molto attraente e che a me piace molto. E sfoglia bene, sì. Lo uso quando le trote sono molto apatiche. O quando c'è sole e quindi riflette. Poi questo è il suo fratello, solo che era arancione, quindi non serve che gli spiega caratteristiche. Poi abbiamo questo che è nero, nero e fucsia. Fucsia, non sono daltonico, se no. E fucsia, scusate. E questo lo utilizzo nelle giornate buie, nuvolose, e questo può fare anche questo un buon effetto con le trote. Dopo abbiamo questo Fire Tiger, questo non c'è niente da spiegare, un Fire Tiger normale, sapete che le trote vanno pazze. Altro Fire Tiger, solo che questo è bianco, nero e scusate, non l'ho fatto vedere bene. Solo che questo è bianco, nero e azzurro, però è la stessa cosa, stesso funzionamento. Dopo abbiamo questo l'amo perché ha delle strisce colorate con un colore molto acceso e poi col nero sta benissimo. Questo qui, molto strano, è oro. Qui da voi, ecco, da voi qua sembra che è argento, ma se lo metto qua è oro puro, se si vede. Anche col riflesso della luce, vedete. Bene, passiamo un altro. Questo invece è argento, questo si vede che è argento, però anche questo riflette molto. Lo utilizzo quando giornate ma sole, di solito quelli si usano a fine stagione, che è più o meno a metà marzo. Adesso non mollano più trote, le trovate solo in torrente. Questo verde smeraldo, questo potrebbe andare bene in torrente, ma servirebbe una grammatura più grande. È praticamente uguale a questo, scusate, lo trovo. È uguale a questo. Madonna. È uguale a questo. Solo che questo è a strisce come quell'altro. Questo si vede al buio. Ve lo faccio vedere. Se riesco. Pochino, ma non avete visto bene. Vabbè, vi dico io che si illumina al buio. Dopo passiamo a questa
bellissima custodia dove c'è dentro un po' un casino, spune e cucchiaini. Questo è molto bello, lo amo perché questo durante la stagione iniziale fa il casino. Come questo, che quando le trote sono apatiche e la situazione non è proprio delle migliori, questo dovrei utilizzare, ci potrei prendere anche una trota over un chilo. Questo è gemello di quello verde e nero, solo che questo, beh, è anche della squadra che tifo, quindi l'Inter. E vabbè, lasciamo stare il calcio. Questo va bene nella stagione iniziale, ma quelle ci vanno più le piccole che le grandi, perché i colori, come si può dire, opachi, ma ci vanno le piccole. Mentre questo l'ho sfasciato, questi colori così accesi ci vanno anche le big. Questo fucsia, non c'è niente da dire che l'ho utilizzato poco, solo questo. Questo cucchiaino, questo ci ho slamato da un chilo e qualcosa. Comunque questo big solo, c'è questo da dire. E dopo abbiamo, scusate, un casino lì dentro. Dopo abbiamo questo mi piace un sacco perché è striato, non so se vedete, è anche brillantinato ma è anche striato. Voi non lo vedete, però è striato, ve lo dico io. Questo spoon è molto bello perché ha foglia e fa questo movimento in acqua quando scende, ma anche quando recuperi fa così. Cioè, replica il movimento di quando scende, però solo più veloce, così. E a volte fa anche un po' di zigzag, così. È un po' un movimento insolito, ecco. Però le trote sono abituate perché loro sono predatori molto abili. Questo mi piace un sacco perché ha i colori sgargianti e le trote potrebbero, sono, come si può dire, le trote sono, ecco, cioè gli piace un botto, ecco. Gli piace un botto con i colori sgargianti. Questo è lo stesso, a foglia come con l'arancione brillo. E chiudiamo con un'altra foglia. Ah, scusate, chiudiamo, non chiudiamo. Questo è a foglia, però si veda bene. Dentro è fatto così. Amo singolo, su tutti senza ardiglione. Ultimo spoon, che è quello che amo di più. Un Molix Trout 5 grammi, guardate il suo splendore, è molto bello, pesa 5 grammi come vi ho già detto e è molto efficace. Dopo c'è questo, mi ero dimenticato, ce n'era un altro, scusate. E vabbè, questo anche questo è un bel colore sgargiante con cui le trote lo amano, quello ve lo dico. Dopo cucchiaini classici da trota, questi non sono proprio da tutt'aria, perché le ancorette le tengo io su queste, perché quando faccio il catch release uso quelle, mentre quando le voglio portare a casa uso queste. Cioè uso le ancorette, che tanto anche se magari gli faccio male al labbro, beh, prima gli devo dare una legnata in testa, sennò le trote sapete che sono tutte agitate. E niente, vi faccio vedere da cosa è contenuto tutta questa roba. La roba che vi ho appena fatto vedere è contenuta da questo borsellino molto bello con questa spugnetta qui che è dove si incastrano gli ami. E questi scompartini qua che ci va infilato lo spoon o il cucchiaino. E dopo questo lo attacco a questo bellissimo borsellino Zepre
molto bello e mi piace un sacco perché ha questi due gancetti con cui io posso agganciare questo o magari anche il retino. Il guadino, scusate, potete agganciarlo così e adesso vedete si è unito. Dopo questo ve lo mettete qua sulla pancia e il gioco fatto. Ci rivediamo per la canna subito. Eccola qui. Questa c'è un altro cucchiaino, scusate. Questa è una MT o MT Cheeto, molto fighissima, molto bella, scusate. E tiene dagli 1 ai 5 grammi. E questo è un mulinello d'Aiva. Adesso vi faccio vedere pure la scatola. Datemi un secondo. Eccomi qui, è un Daiwa, lo vedete al contrario, scusate, è un Daiwa LT1000 o 1000, che tanto da truttare non servono mulinelli di che taglia, massimo 3000, no 2000 anche. Questo è l'interno della scatola, non c'è niente ovviamente, c'è niente tranne questi. Che credo che vanno su, che vanno qui per far scorrere e non far toccare la manovella, non far strisciare il disco del mulinello e anche la manovella. Quindi possiamo dire che è Daiwa originale. Adesso lo metto via, scusate un attimo. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, lasciate like e condividete. Ciao!